Oh, Bobby English is a striker, yellow blue. La 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 la. Oh, Bobby English. Oh my guys, I love this game. It's pazzesco. The new bomber of Parma is Bobby English. Welcome back to Parma. Pazzesco. Tornato lui, il bomber che aspettavamo da settimane. Si facevano nomi altalenanti di tutti i tipi, di cui tra cui mi dispiace, devo dire la verità un po', perché sicuramente non arriverà più Super Mario, però questo è un bomber che anche l'anno scorso abbiamo imparato a conoscere, e se non subirà infortuni, questo è un grande acquisto. Grande acquisto con obbligo di riscatto a 2 milioni più 18 più eventuali bonus, altri 2, comunque insomma una cifra intorno ai 20 milioni. E per un attaccante come lui, diciamo che li può valere. Se non infortunato, questo è un giocatore che può rendere bene. Sa il fatto suo lì davanti, è la pedina giusta per Mister D'Aversa, quindi non ci giochiamo il Jolly Super Mario, ma abbiamo qui un grande attaccante. Tutti aspettavamo, anche perché poi ieri circolavano voci su un altro acquisto, un altro attaccante, probabilmente arriverà anche lui, si parla già di cifre, già di quadriennale, intorno ai 6 milioni per l'Atalanta, per il bomber Cornelius, l'anno scorso in prestito al Bordeaux, dove ha fatto solamente 3 gol, una trentina di presenze, e giovane, ha 25 anni, comunque non più giovanissimo, però secondo me come sostituto di Bobby English va bene, per poi caratteristiche, comunque uno fisicato, alto, deve tenere sulla squadra, quindi a Parma sicuramente può far bene. Altra notiziona, difensorone, che difesa, come la puntelliamo lì, con Skrtel, che anche Sfera sarebbe fiero di questo acquisto. Skrtel, un Parma super internazionale, dopo Brunone Alves capitano abbiamo anche lui, sarebbe un grande acquisto. Sembrerebbe che dalla Turchia lo diano già per fatto, da Fagiano and Company non sbuca mai niente, perché questi quest'anno stanno lavorando il nuovo, ve lo dico, il nuovo James Bond sarà lui, Fagiano, per il prossimo film di 007 avremo Super Daniele Fagiano protagonista, quindi pay attention per la prossima serie di 007, Super Fagiano. Quest'anno sta facendo un calciomercato divino. Se pensate che 4 anni fa eravamo nell'inferno della Serie D, adesso sentire certi acquisti come l'altro grande attaccante che è arrivato, Caramo, questo giovanissimo può solo far bene. Tra l'altro me lo ricordavo all'Inter, cioè è diventato il doppio in pratica, quindi devo dire che si è allenato molto bene, anche se caratterialmente mi hanno detto che è un po' così, però secondo me in una città come Parma questi giocatori riescono ad avere la miglior maturazione possibile, quindi sono sicuro che anche lui può far bene. Tutti questi acquisti mi fanno agitare, perché poi dopo qualcosa mi sa che devi vendere, e il rischio lo sappiamo tutti di chi stiamo parlando. Tra l'altro oggi è atteso per il ritiro allo Stelvio e lo aspettiamo con intrepidazione, perché se dovesse rimanere, perché a questo punto ho il dubbio, Gervinho, grande acquisto se rimane a questo punto, perché l'idea della società è aumentargli l'ingaggio da 1,3 a 1,7, quindi sostanzioso, bello sostanzioso, anche se da fuori probabilmente parliamo di altre cifre che gli offrono, però anche a Parma gliene devi dare di soldi per prendertelo, quindi sicuramente tra i 15 e i 20 Parma meno non lo cede sicuramente. Quindi Parma ha fatto la sua offerta al bomber Gervinho, grande mattatore della scorsa stagione, vediamo se resterà, sarà un tridente da urlo, Gervinho, Caramo, Inglese. Beh, mica male per una squadra che era in Serie D qualche anno fa, quindi felicissimo di questi acquisti.
grande, me lo vedo bene questo Parma, eh. Quest'anno D'Aversa non ha più attenuanti, quindi ci può solo far divertire, attenzione, attenzione. E tra l'altro ha iniziato anche una preparazione che secondo me è molto molto interessante, dove si usa molto la palla, cosa che se Zeman lo venisse a sapere, veramente secondo me frustrerebbe Bob D'Aversa. Però sai, il calcio moderno è cambiato e quindi secondo me vediamo se riusciamo ad alzare questo possesso palla, questo possesso palla crociato, che l'anno scorso abbiamo fatto veramente fatica a tenere palla, quindi anche con un Hernani in più a centrocampo brasileiro si inizia a ballare la samba, forse, vedremo, sono curioso di vederlo all'azione. A presto ragazzi, che anche mia figlia si sta agitando, Bob English, forte, ti sei agitata? Cosa fa il Parma? Cosa fa il Parma? Gol! Niente, non lo so, anche lei non è decisa, eh? Non lo so. Vedremo. Pay attention al Parma.